Ed eccoci finalmente giunti al terzo podcast dedicato all'argomento acqua e in particolare agli effetti positivi che il consumo di acqua, il fatto di idratarci adeguatamente, comporta. Il terzo capitolo del libro preso come punto di riferimento per queste riflessioni è I sette pilastri della salute di Don Colbert, best seller del New York Times, edito da Destiny Image Europe. Il capitolo in questione si chiama La fonte della giovinezza e tratta appunto l'argomento acqua sotto il profilo dei benefici apportati dall'acqua stessa al nostro corpo e anche al suo aspetto, oltre che alla salute. Possiamo dire che l'acqua è un vero e proprio cosmetico se ci idratiamo quotidianamente in modo adeguato. Informazioni sulla pelle. La pelle è l'organo più grande del corpo e pesa circa 2,7 kg. Cresce più in fretta di qualunque altro organo. È resistente, flessibile e impermeabile. Immagazzina acqua, grassi e vitamina D. Protegge il corpo da germi, dal caldo, dal freddo e dalla luce del sole. Viene sostituita approssimativamente ogni 30 giorni. L'acqua ringiovanisce la pelle, il che può farti sembrare molto più giovane di quello che sei. Quando non bevi acqua a sufficienza puoi perdere il tuo bell'aspetto. Il dottor Colbert continua dicendo: «Credo che l'acqua sia il trattamento di bellezza migliore sul pianeta. Mantiene la pelle duttile, gli occhi brillanti e il corpo energico. Basta considerare che se si toglie l'acqua alle prugne si ottengono prugne secche». Se si rimuove l'acqua dalla pelle si ottengono rughe. In uno stato di disidratazione la pelle diventa secca, scagliosa e rugosa. La pelle è fatta per trattenere l'umidità, per essere elastica. Quando la si priva di acqua si affloscia e perde l'elasticità. Una giusta idratazione ha altri benefici oltre a invertire il processo di invecchiamento. L'acqua aiuta anche a gestire il peso. Quando si è disidratati, il corpo secerne aldosterone, un ormone che provoca ritenzione idrica. Man mano che si beve più acqua, il corpo rilascia quella che stava conservando per la modalità di sopravvivenza. Nei primi giorni in cui si beve più acqua di quanto il corpo si è abituato, si va continuamente in bagno. Può essere molto scoraggiante, può certamente interferire con la routine quotidiana, ma fatti animo. In realtà, è il modo in cui il corpo si libera dell'acqua in eccesso e delle tossine. In questo modo ripulisci il sistema. Nuove ricerche dimostrano che essere disidratati può fare aumentare i depositi di grasso nel corpo. La disidratazione può contribuire a un metabolismo inefficiente, influenzando la temperatura corporea. Quando si è disidratati, la temperatura corporea diminuisce leggermente, facendo sì che il corpo conservi i grassi in modo da aumentare la temperatura o mantenerla costante. Inoltre, come sanno i più esperti, tra coloro che seguono diete, bere acqua riduce l'appetito, dandoti una percezione di sazietà. L'acqua migliora la memoria. Ti sei mai sentito come se stessi sperimentando un istante di anzianità? Non devi più essere rassegnato all'idea di diventare smemorato. Per un po' è stata opinione comune che non si potesse fare niente contro la graduale perdita della memoria. Era un fatto accettato come parte integrante dell'invecchiamento. Questo fino a quando gli esperti non hanno scoperto che negli esseri umani si formano nuove cellule cerebrali. Questo ha completamente cambiato il modo di considerare la perdita di memoria. Grazie a questo meraviglioso progresso, oggi sappiamo che anche nei cervelli danneggiati si possono formare cellule nuove. Se sappiamo in quali aree del cervello si possono formare nuove cellule, allora forse saremo in grado di migliorare la memoria. Un modo per migliorare la memoria è bere tanta acqua. Il cervello è all'incirca un cinquantesimo del peso totale del corpo e si ritiene che le cellule cerebrali siano approssimativamente fatte per l'85% d'acqua. Il cervello ama l'acqua ed è l'unica parte del corpo che è continuamente attiva, ma per rimanere tale ha bisogno di acqua. Senza la giusta idratazione, questi processi possono rallentare. Il dottor Colbert continua dicendo: «Ritengo che ulteriori studi confermeranno che una disidratazione a lungo termine può contribuire al morbo di Alzheimer. L'acqua ravviva le cellule. La disidratazione cellulare influisce sul funzionamento delle cellule.
Questo aspetto è sempre più importante man mano che si invecchia, perché con l'avanzare dell'età le cellule perdono acqua. Incredibile a dirsi, ma i neonati sono costituiti da circa l'80% d'acqua, mentre gli anziani di solito meno del 50%. La prossima volta che sarai tentato di provare una costosa crema antirughe o una pastiglia, prova a bere la giusta quantità di acqua. Ti manterrà la pelle idratata, elastica, attraente e in salute. Ti aiuterà a gestire l'appetito e a migliorare la memoria. Dando al corpo l'acqua di cui ha bisogno, conserverai più a lungo giovinezza e acume. Riepilogando, l'acqua è un nutriente potente in grado di rallentare il processo di invecchiamento e conservare in buona salute cervello e memoria. Le cellule cerebrali sono costituite soprattutto di acqua, circa l'85%, e il cervello è continuamente attivo, anche durante il sonno, quindi ha bisogno di essere bene idratato. In pratica, aumenta il consumo di insalata, frutta e verdura che contengono un'alta percentuale di acqua. Thank you.